Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamo, nel programma di approfondimento di attualità, cultura, economia, politica e società in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero. Tra i settori che hanno purtroppo pagato e continuano a pagare ancora oggi le maggiori conseguenze della crisi legata alla pandemia del Covid-19 ci sono il turismo e la cultura. Gli ultimi dati che sono stati resi pubblici dall'Ente Nazionale Italiano sul turismo dimostrano che però l'Italia non si lascia abbattere dal Covid e anzi con il turismo reagisce meglio di altri paesi. Il settore infatti, nonostante un contesto assolutamente complesso, sta godendo di un periodo di tenuta soprattutto in alcune località. La settimana di Ferragosto, quella che va dal 10 al 16 agosto 2020, pare che abbia un sold out per quasi tutta la penisola per quanto riguarda il settore turistico. Il ruolo della cultura e dell'arte sappiamo tutti essere un ruolo fondamentale e strategico per il nostro paese. Lo è sia da un punto di vista sociale, culturale, economico e per il contributo diretto e indiretto allo sviluppo che questo può garantire. Investire in cultura, quindi, può rivelarsi una scelta chiave per stimolare anche la ripresa della nostra economia. Nostra ospite di OK Italia Parliamone per parlare appunto di arte, economia e turismo è la presidente dell'associazione Le Colonne Arte Antica e Contemporanea, Anna Cinti. Buongiorno Cinti. Buongiorno, grazie per l'invito. Cinti, l'associazione di cui lei è presidente si occupa di gestione e valorizzazione del patrimonio culturale. Nello specifico è dal 2013 che voi gestite la collezione archeologica Faldetta che si trova all'interno della palazzina del Belvedere sul lungomare di Brindisi, ai piedi della scalinata Virgilio, ma anche gestite il castello di Carovigno, che ricordiamo è un castello di fondazione normanna. Il turismo museale e la valorizzazione del patrimonio artistico mai come in questo momento può rappresentare un volano per la competitività e per la ripresa economica del paese. Quali sono in questo momento di affannoso tentativo di uscita da una crisi che ricordiamo è una crisi senza precedenti per l'Italia, quali sono, dicevo, le principali necessità e aspettative delle imprese culturali e soprattutto le chiedo, Cinti, il governo ha dato delle risposte concrete? Sì, penso che l'Associazione Le Colonne si occupa principalmente della gestione della Palazzina del Belvedere e del Castello di Carovigno. E grazie anche alla collaborazione nello specifico del comune di Brindisi e del comune di Carovigno e per quanto riguarda la collezione archeologica Faldetta, ovviamente grazie anche alla sovrintendenza per l'archeologia. E per quanto riguarda questa situazione, ovviamente inizialmente, soprattutto per quanto riguarda l'associazione, noi che eravamo abituati ad aprire le porte dei nostri siti culturali sempre dal lunedì alla domenica durante i giorni festivi, dinanzi a questa emergenza sanitaria ovviamente ci ha colto un po' impreparati perché siamo stati costretti dall'oggi al domani a chiudere le porte e ovviamente la preoccupazione iniziale è stata tanta perché non eravamo proprio certi del nostro futuro, quindi la prima cosa che abbiamo dovuto fare è stata quella di abbandonare le sale e di interrompere proprio il contatto poi con i nostri pubblici, che è la cosa più importante, la relazione con i nostri pubblici è sicuramente quella più importante per il nostro settore. Quindi ovviamente il primo passo è stato quello dell'incertezza, però non ci siamo sentiti abbandonati, soprattutto per quanto riguarda, ovviamente quando si parla di cultura, è un settore molto vasto, perché all'interno della cultura rientra non solo il patrimonio archeologico, storico, culturale, ma anche ovviamente cinema, teatro, quindi ho letto anche tanta preoccupazione nel mondo dello spettacolo, nel mondo degli artisti, però per quanto riguarda la situazione del patrimonio culturale non ci siamo sentiti abbandonati perché comunque il governo con il ministro Franceschini ha stanziato diversi aiuti sia per il terzo settore che per quanto riguarda la situazione
del patrimonio culturale. Ad esempio, da pochi giorni il MIBACT ha lanciato gli aiuti per il mancato incasso. Quindi questa è sicuramente una cosa importante, perché non ha solo pensato esclusivamente ai musei statali, ma anche alle piccole realtà, ai musei civici, alle collezioni private. Quindi è sicuramente un passo importante che ha colmato quelle incertezze, quelle paure iniziali appunto del post-Covid. Molto bene. Cinti, l'articolo 6 del Codice dei beni culturali e del paesaggio prevede la promozione del patrimonio culturale, la sua fruizione e più in generale lo sviluppo della cultura. Per quanto riguarda le nuove tendenze della domanda turistica, non è sbagliato neanche pensare che cambierà anche il modo di fare le vacanze, la loro durata e anche il periodo. Tutta l'economia quindi del turismo si svilupperà con nuove regole e regole diverse. Cresceranno delle esigenze legate all'ambiente, al benessere, al sociale, alla economicità ed anche alla sicurezza. Ci sarà poi la tendenza a ricercare attrattive di nicchia piuttosto che di quelle di massa a cui si era forse abituati tutti nell'ultimo periodo, e questo potrebbe anche non essere un male, penso. Che ruolo potrà avere il turismo di prossimità per accompagnare questa trasformazione e aiutare il nostro paese a ritornare ad essere attrattivo? Sì, indubbiamente, come diceva poc'anzi, vi è una premessa importante, che è quella appunto della relazione tra economia e cultura, che sono proprio espresse anche nella Convenzione UNESCO del 2007. Non vi è cultura senza economia, non vi è economia senza cultura. E quindi è importante capire questa relazione proprio per quanto riguarda lo sviluppo economico. Quello che è noto è che vi è sicuramente una lettura troppo miope tra questo rapporto. Questo perché spesso non si capisce l'importanza, non vi è una giusta interpretazione di questo legame, dell'importanza della cultura. E anche in questo momento critico, quello del post-Covid, che appunto ci ha lasciato un po' spaesati, bisogna capire dinanzi all'emergenza come poter trarre la giusta poi soluzione, come poter creare un'alternativa. L'alternativa era appunto quella di: ok, quest'anno sicuramente soffriamo del turismo internazionale, non abbiamo turisti provenienti dall'estero, però abbiamo la fortuna di vivere in una nazione bellissima, ma soprattutto per quanto riguarda noi, operiamo nella Puglia, che dai dati messi ultimamente abbiamo notato che la Puglia infatti è una delle regioni più turistica, presa d'assalto nonostante appunto questa situazione. E quindi, per quanto ci riguarda, è importante in questo momento creare delle sinergie tra gli operatori del settore. Per quanto ci riguarda, ad esempio a Carovigno è nata una bellissima sinergia tra il sito culturale, quindi il castello, ma l'amministrazione comunale, ma soprattutto con il consorzio albergatori. Quindi questa relazione ci permette di lavorare in sinergia e soprattutto di avviare una strategia di marketing territoriale utile a quel turismo di prossimità. Abbiamo sentito spesso parlare di turismo di prossimità. Questo perché proprio da quando abbiamo riaperto abbiamo notato che tantissimi sono i turisti, i visitatori provenienti dalle province limitrofe, ma anche dalle regioni del sud Italia e non solo. Quindi, per poter comunque procedere in questa direzione di sviluppo economico, di avviare questa sinergia, è importante che ci in questo dialogo tra i diversi attori del territorio. Lei ci sta parlando di quelle che sono le difficoltà, ma soprattutto di quella che può essere una svolta epocale per il settore turistico a causa del Covid-19. Le chiedo: questo tipo di esperienza che stiamo vivendo in questo momento può rappresentare anche una opportunità che potrebbe portarci alla tanto agognata competitività turistica, ma soprattutto saremo in grado e in condizione di poterla cogliere?
Ovviamente per quando io ho sempre una visione molto positiva, nel senso che bisogna sempre cogliere l'aspetto positivo dinanzi anche alla negatività, che è appunto quella che poc'anzi dicevo, quella del questo turismo di prossimità, ma soprattutto quanto è importante le relazioni tra i diversi attori che operano nel settore turismo, perché poi il turismo è un concetto molto ampio, comunque costituisce sicuramente una risorsa fondamentale per la nostra riprese dell'economia italiana, ma soprattutto qui si parla di turismo culturale e per turismo culturale dobbiamo sicuramente concentrarci sull'importanza del patrimonio culturale e quindi ovviamente per quanto riguarda soprattutto gli addetti ai lavori è importante comunque conservare il patrimonio culturale, quindi si parla sempre di tutela, si parla di conservazione del patrimonio culturale, ma si parla anche di valorizzazione, della messa in valore del patrimonio culturale. Quindi come avviene, come possiamo, perché si parla quindi di questo rapporto, prima citavo questa convenzione UNESCO del 2007, ma come effettivamente possiamo parlare quindi di sviluppo economico in ambito culturale? Qual è l'obiettivo? Come si può raggiungere questo obiettivo? Sicuramente vi è una presa di coscienza da parte degli operatori, dei musei, da parte dei luoghi di cultura. Cioè comunque dobbiamo cercare di cambiare proprio il paradigma, la definizione del museo e del patrimonio culturale. In qualche modo noi dobbiamo anche reinventarci, dobbiamo andare a passo con i tempi, dobbiamo ovviamente capire che un museo, un luogo di cultura oggi deve competere. Quindi spetta proprio a noi, agli operatori, al museo, alle realtà culturali, capire come mettere in atto delle strategie che possono contribuire a mutare proprio l'idea stessa di un museo, di un contenitore culturale, che non debba essere soltanto appunto un contenitore di oggetti importanti, storici, ma deve saper anche mettere in valore tutto ciò che un museo o un castello può custodire. Questo come può avvenire? Quindi può avvenire come un dialogo tra i diversi attori, come dicevo, ma soprattutto quello che è importante, lo diceva all'inizio lei dell'intervista, che la cultura sicuramente può trasmettere il senso civico. Quindi possiamo noi operatori trasmettere il senso di appartenenza. E che cosa c'entra il senso di appartenenza con l'attrattività di un territorio? C'entra tantissimo. Se noi pensassimo, se noi dessimo dei messaggi importanti come quello appunto di trasmettere il senso di appartenenza, saremmo tutti in grado di rendere la città anche molto più bella, perché nelle nostre case noi non penseremo mai di scrivere sul muro, di buttare una carta per terra, perché questa la casa la sentiamo nostra. Quindi se trasmettessimo alla base il concetto di identità, del senso di appartenenza, di prendersi cura, ognuno di noi dovrebbe prendersi cura del patrimonio, della città in cui vive, della bellezza, quindi avremo già un primo passo importante, che è quello di appunto di rendere la città più bella. E una volta che è scientificamente provato che quando conosciamo un luogo, lo amiamo, poi sappiamo anche, tra virgolette, venderlo meglio. Questo è vero. Quindi, mentre lei parlava, no? Lei parlava dell'importanza anche di avvicinare quanta più gente possibile ai bei luoghi della cultura per conoscere il nostro patrimonio artistico e culturale. Nei giorni scorsi, tanto sui giornali quanto nelle televisioni, ma soprattutto sui social, c'è stata una grande polemica, io reputo assolutamente sterile, perché una importante, chiamiamola come vengono definiti oggi, influencer, la Chiara Ferragni, ha promosso dei luoghi di cultura. La cultura dovrebbe essere accessibile a tutti. Secondo lei queste critiche alla possibilità di aprire anche a soggetti che abbiano un'alfabetizzazione, mi scusi questo termine, ma un'alfabetizzazione culturale non elevata, è sbagliato, perché tutti dovrebbero poter accedere al bello, al patrimonio che abbiamo, proprio per quello che diceva lei prima. Sì, la cultura appartiene a tutti e ovviamente quello che è importante è proprio il concetto di accessibilità, oltretutto proprio il concetto di valorizzazione, proprio come cita proprio lo stesso codice dei beni culturali, vuol dire accessibilità, rendere maggiore fruizione nel nostro patrimonio.
Per quanto riguarda il caso della Ferragni, io non ci vedo nulla di male, sia perché comunque io credo che rientri in una strategia di marketing del museo, ovviamente, proprio perché dobbiamo spezzare quell'idea cristallizzata che abbiamo del museo. Il museo deve raggiungere comunque tutti, deve avere un linguaggio dinamico, a passo con il tempo, ma soprattutto... vi è uno studio importante che non va fatto. Solitamente se non si capisce l'importanza del valore economico è perché forse noi stessi operatori non sappiamo trasmettere il vero valore del museo perché o del patrimonio culturale. Io parlo del museo come esempio maggiore. Però quello che è importante è far capire cosa avviene tutto l'indotto, che può essere diretto o indiretto, chi sceglie di visitare un museo, poi dopo resta a cena oppure resta a dormire, quindi tutto ciò che c'è attorno bisogna capire, ma soprattutto il caso della Ferragni è importante perché alla base della gestione di un patrimonio culturale quello che va fatto è capire i propri pubblici. Quindi, ma soprattutto alla base vi è una programmazione. Questa programmazione va fatta proprio sulla base dei pubblici, dei visitatori. Quindi quando noi ci richiamo in un museo e spesso ci viene chiesto di firmare, perché avviene? Quel dato è importantissimo, perché proprio sulla base dei visitatori si deve poi creare la programmazione di valorizzazione di un sito, ma soprattutto è importante capire il non pubblico. Quindi quando dinanzi a questa analisi dei pubblici, spesso ci ritroviamo che la fetta maggiore e minore dei visitatori è quella proprio dei giovani. Quindi come coinvolgere i giovani? In questo caso hanno scelto alcuni siti di ospitare, di accogliere, di pubblicizzare, di promuovere questa visita della Ferragni. Qual è stato l'esito? Che agli Uffizi, al Museo di Taranto, effettivamente c'è stata una maggiore frequenza dei giovani. Quindi ben venga, se l'obiettivo è stato raggiunto, se i giovani si sono avvicinati alla cultura tramite la Ferragni, ben venga la Ferragni, l'aspetto anch'io. Questo è verissimo. Beh, sicuramente verrà a farvi visita anche al Museo di Carovigno, al Castello di Carovigno, chiedo scusa. Cinti, l'ENIT lo scorso aprile, a fine aprile, ha pubblicato dei dati secondo i quali l'Italia tornerà, per quanto riguarda il settore del turismo, ritornerà soltanto nel 2023 ai livelli del 2019. Questo fa capire la perdita che abbiamo avuto per quanto riguarda questo comparto. Potrebbe essere che forse sia giunto il momento di iniziare a valorizzare e capitalizzare tutto ciò che abbiamo, i nostri innumerevoli attrattori, che ricordiamo, lo diceva anche lei prima, non sono solamente le grandi città d'arte, ma anche i borghi, i parchi, il nostro cibo, le tradizioni e anche la nostra cultura. Ma soprattutto le chiedo, è arrivato il momento di abbandonare l'idea, secondo me, malsana, che l'Italia si vende da sola e diventare finalmente degli investitori, dei lungimiranti imprenditori, in altre parole, diventando realmente competitivi? Sì, indubbiamente è arrivato il momento di dialogare, è il momento di capire quanta bellezza offre la nostra nazione, quanto è bella l'Italia, e soprattutto appunto quanto patrimonio culturale abbiamo, materiale e immateriale, da mettere insieme, da promuovere, ma soprattutto, ripeto, è importante che ognuno svolga il proprio ruolo e soprattutto è importante non abbandonare quel settore cultura. Quindi è importante che si capisca quanto può offrire alla nostra economia il settore cultura. Spesso anche quando ci sono degli incontri, non pensano quanto sia importante coinvolgere il patrimonio culturale. Quindi è arrivato il momento che a livello nazionale, a livello regionale, locale, si capisca questo e quindi è arrivato il momento di sedersi e di offrire un'offerta a 360 gradi, che sia appunto quella dell'enogastronomia, quella del patrimonio culturale, quello dei vari servizi legati attorno appunto le bellezze del nostro territorio.
Benissimo, io ringrazio la Presidente Anna Cinti per averci accompagnato in questo viaggio tra cultura, arte e turismo, tutti elementi assolutamente importanti per far ripartire anche l'economia del nostro Paese. Ringrazio i nostri ascoltatori, appuntamento al prossimo confronto. Grazie ancora Presidente Cinti. Grazie a voi, a presto. Grazie.